nostre idee, le nostre innovazioni, di tutto quello che è riguardante il turismo. Quindi è importante, ragazzi, attenzione, investiamo, l'inglese è fondamentale, le lingue. Buongiorno professore, come sta? Io bene, lei? Beh, a posto. Com'è andato il turno di lavoro? Faticoso ma soddisfatto. Vedervi con i ragazzi siete eccezionali. Se dovessi tornare indietro mi iscriverei qua. Grazie professore. Grazie signorina. Questa scuola consente ai ragazzi di acquisire tutte quelle competenze che possono essere utili nel mondo del lavoro e quindi, terminati gli studi, avviare immediatamente la loro carriera professionale, ma non in maniera secondaria, consente loro anche di proseguire gli studi all'università. Difatti le materie che si studiano nei nostri indirizzi sono materie in grado di consentire ai ragazzi di affrontare agevolmente diversi percorsi universitari. Per citarvi qualche esempio, noi abbiamo dei ragazzi che appena usciti da questa scuola hanno trovato impiego in alcune attività del territorio o altri che hanno preferito seguire la carriera universitaria e sono riusciti ad iscriversi a corsi di studio come giurisprudenza, ingegneria o medicina, addirittura superando in maniera agevole anche i test d'ingresso. Peraltro c'è da notare che l'ITET Sturzo è molto attento alle persone, agli studenti, e quindi molto spesso i ragazzi che si diplomano in questa scuola sviluppano delle capacità che sono utili in attività lavorative che non sono proprie dell'indirizzo turistico o amministrazione finanza e marketing, ma hanno tutte quelle competenze e quelle capacità che sono in grado di renderli vincenti nel mondo del lavoro. Cosa rispondi a quelle persone che dicono che allo Sturzo non si studia? Io quello che posso dire è che se una persona ha voglia di fare, fa ovunque. Non importa il luogo, non importano in questo caso anche i professori. Perché chi ha voglia di imparare, impara a crescere. Quindi in qualunque scuola si potrebbe dire che non si studia, in qualunque scuola si può dire che si studia. Dipende tutto dalla persona che hai davanti e dalla voglia che ha di fare. Quindi stai dicendo che noi, cioè tutti noi, tutti gli studenti dello Sturzo siamo all'altezza della scuola. Sì, ovviamente. Ovviamente la scuola non determina la persona, il valore che ha una persona, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha dei valori diversi, che ovviamente non dipendono dal tipo di istituto. Però qui sicuramente ho trovato persone che mi hanno aiutato a crescere, a spronarmi, ad esprimermi, a prendere quelle piccole cose di me che andavano bene e farle emergere e dargli valore. Quindi sicuramente questa è una scuola che ti lascia esprimere. Allora, nel mio percorso scolastico, che è durato anche magari più, diciamo, degli altri,
perché appunto questo è il sesto anno che sto in questo istituto e ho avuto appunto questo problema dove mi sentivo isolata e non compresa e diciamo non aiutata. All'inizio il mio rapporto è stato quello di isolarmi e non dire niente a nessuno. Poi però ho cercato aiuto tra i professori, il preside e un po' i compagni che mi aiutavano e ho trovato diciamo un aiuto in più, un sostegno e un aiuto, una forza in più diciamo che mi hanno dato gli altri. E tramite gli altri sono riuscita a rialzarmi e adesso essere forte. Che dire di questi ragazzi? Sono dei ragazzi straordinari. Siamo cresciuti insieme da 4 anni in qua, perché io arrivo qua 4 anni fa. E abbiamo compreso che per noi sarebbe importante avere una scuola normale. E per essere la scuola normale i ragazzi hanno sempre messo avanti a ogni loro obiettivo la cultura della legalità. E però a noi continua a piacerci pensare alla normalità. Normalità significa poter esercitare i loro diritti. Ecco perché in questa scuola è forte il sentimento di giustizia. È chiaro, per avere giustizia nei giorni, nella quotidianità di ogni giorno, è necessario che ognuno di noi possa esercitare il diritto allo studio, sempre che non ci sia qualcuno che cerca di impedirlo. E però se io non tento di far valere i miei diritti perché esigo una scuola normale, una scuola che mi fa crescere con gli affetti, con l'affetto verso il professore, con l'affetto verso la compagna, e allora non si può chiamare scuola. Ecco perché attenzione alla persona vuol dire avere attenzione per il nostro comune sentire, quel concetto di bene comune che noi cerchiamo di ogni giorno trasmettere a chi conosciamo, a chi viene a fare un'esperienza con noi. La vita è fatta di esperienze, una vita senza di esperienze è una vita vuota. Fare delle esperienze per crescere e crescere insieme è quello che noi cerchiamo di dare a questi ragazzi. Ci auguriamo che questi ragazzi possano tornare, e devo dire tanti ragazzi tornano perché hanno lasciato parte del loro cuore qui.